Seconda di ritorno prima del nuovo anno per gli aquilotti di Mister Longo. A Lamberti andava di scena il big match di ritorno tra Cavese e Igea Virtus, inseguitrice e capolista. L'unico obiettivo dei meteliani era la vittoria e su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità gli aquilotti buttano il cuore oltre il pantano, centrando l'obiettivo con un gol più volte cercato nel corso della gara. La cronaca: ottimo l'approccio alla gara della Cavese, che scende in campo motivata a far suo lo scontro diretto con i siciliani. Dopo pochi secondi di gioco Ciarciaci prova con un tiro da fuori aria che risulta debole, di facile presa per il portiere ospite. La Cavese inizia a macinare gioco e al quarto Gabrielloni di testa mette di poco al lato. Passano pochi minuti e al dodicesimo Ciarcià, fra i migliori in campo, effettua un cross al centro per Gabrielloni che non arriva sulla sfera. Al diciassettesimo la Cavese va vicino alla marcatura con la prima vera occasione da rete. Ciarcià dalla bandierina mette al centro un cross invitante che un difensore ospite, nel tentativo di liberare di testa, costringe il proprio portiere alla respinta miracolosa. La Cavese, anche se in condizioni proibitive, continua a pressare gli avversari e al 29esimo ci prova con Loreto su invito di Golia, ma il difensore meteliano di testa non inquadra la porta. Al 35esimo ci prova Golia su invito di Gabrielloni, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. La squadra ospite è nettamente in difficoltà e al 43esimo rischia di capitolare in sequenza per due volte su cross del solito Ciarcià, prima Gabrielloni e poi Meloni. Vengono anticipate dai difensori siciliani. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Nella ripresa la trama della gara non cambia, la Cavese affonda alla ricerca del match point e al 56esimo Gabrielloni serve sulla sinistra d'attacco Meloni, che a botta sicura trova pronto in Ferrera che le spinge la sfera. Il gol Meloni lo trova al 59esimo al termine di un'azione elaborata in area avversaria, ma su segnalazione del guardalinee il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Inutile le proteste degli aquilotti. Su un terreno di gioco oramai ridotto a una risaia, la Cavese continua ad attaccare. Al 64esimo Ciarcià con un lungo lancio pesca Meloni, che con un tiro costringe in Ferrer alla parata in due tempi. Al 71esimo l'unico tiro in porta degli ospiti, che nell'arco dell'intera partita hanno badato soprattutto a difendersi. Postorino per poco non trova il jolly della domenica. L'attaccante siciliano, servito da un compagno tutto solo, entra in aria e da buona posizione manda alle stelle. Scampato il pericolo, la Cavese continua a cercare il gol, che arriva liberatorio al 75esimo. Ciarcià batte una punizione da centrocampo che Giglio, appena entrato, spizzica in aria per Gabrielloni, che in diagonale non fallisce il bersaglio e fa 1-0. Nei restanti minuti di gioco la Cavese non arreta il baricentro e continua a cercare il secondo gol, ma dopo 4 minuti di recupero il big match finisce con il punteggio di 1-0 per i metelliani. Ora la vetta è più vicina, ma prima di affrontare la Versa Nomana domenica prossima, gli aquilotti dovranno fare ancora bottino pieno contro la Palmese nella gara di recupero che si giocherà mercoledì prossimo.